Cari amici a tutti, pace e bene. Voglio darvi un pensiero, un messaggio, un messaggio di speranza. Io sono inserito in una dialettica in questi ultimi tempi sulla sofferenza della gente e per devozione a San Bernardino da Siena, uno che aveva reagito ad ogni forma di usura e di disprezzo della persona, di impoverimento della persona. Mi sono sentito amico e discepolo anche di un grande, di un grande, Giacinto Auriti, che dava le linee giuridicamente ineccepibili sulle cause della crisi e su questa evidente... evidente umiliazione dell'umanità attraverso l'essere presi per fame. Una umanità ingiustamente indebolita nel suo orgoglio di fiducia in Dio e nell'uomo. L'organizzazione politica e i gruppi di potere hanno pensato bene per alimentare un senso di oppressione, questi signori della terra che hanno altre connotazioni di potere, non certo il potere della verità, il potere dell'amore vicendevole, dell'amore fraterno, altri poteri oscuri e ignobili, queste fasce di potere faranno i conti con un, una ingiustizia e un crimine in atto. Teso come trappola e teso come ingiustizia, talmente ben organizzata da avere tutti i caratteri della liceità. Ebbene, la crisi non è vera. Tutti indebitati? Non è vero, è un'ingiustizia ed è una truffa. Tutto secondo il pensiero di Giacinto Auriti. Questo grande filosofo, e perché no dire, questo saggio se n'è andato pochi anni fa, ma ha lasciato un interrogativo molto pesante a cui tutti cercano di mascherare il volto e di girare le spalle. Di chi è la moneta all'atto dell'emissione? Chi si impossessa? Di una, del valore di una moneta soltanto perché l'ha stampata. Noi credevamo che fosse lo Stato attraverso la, la banca, proprietà dello Stato. Stiamo scoprendo, ma con somma sorpresa anche, con sommo sdegno, che sono società per azioni, società private che prestano, stampano e prestano soldi. La dottrina di San Bernardino. Era un'analisi molto profonda. Nessuno può prestare se non ciò che è suo. E quindi automaticamente se c'è una stamperia della moneta che presta moneta, vuol dire che se ne ha propria e proprietaria di quella moneta la può prestare, pretendendo che venga restituita con aggravio degli interessi. Questa è la storia di un debito pubblico, un debito che non abbiamo contratto se non con forze oscure, risalenti al maligno, perché non è possibile che il pensiero umano possa degradarsi a questi livelli. Ora, sono tanti i tentativi adesso, io la chiamo un'obiezione di coscienza. Mi piacerebbe che la gente avesse il coraggio, ciò che è stato tolto, tanta è stata l'umiliazione, di dire le cose non vanno. Perché questa ingiustizia non riguarda qualcuno, anche se gli altri pensano di essere al sicuro. La parola del pontefice è che tutte le forme di ingiustizia non hanno vita lunga. Appena si scoprirà questa truffa e appena saranno i volti quelli che dovrebbero vergognarsi e che giustamente possono stare anche nel silenzio, appena accadrà questo il popolo potrebbe dirmi perché non ce l'avete detto prima. Io lo sto dicendo prima, la crisi non si risolve se non si cambia il, il, questo misterioso inganno, questa misteriosa truffa amministrativa. Allora, il pensiero di San Bernardino, di cui Giacinto Auriti era devoto, quando scopriva che San Bernardino reagisce all'usura e riporta una convivialità dell'amministrazione tra la gente, certo rappresentati dagli esponenti politici, ma erano gli incaricati del popolo. Come, egli, come in tutti i settori dei commerci e dei servizi c'è qualcuno che coordina, ma è la gente che lavora e, e, e guadagna il pane. Ad un certo punto, questo sistema è arrestato per una grande truffa. Dovunque trovate la parola signoraggio, trovate tanti siti dove potete farvi veramente una cultura. La gente non riesce neppure a credere che questa sia una truffa. Cioè, tanto è verosimile. I politici si chiamano ancora onorevoli. E come onorevoli? Ormai sono diventati i funzionari di un crimine di cui non rivelano neppure i mandanti, è stata spezzata la linea è stato spezzato il legame tra il popolo e i suoi rappresentanti. I rappresentanti del popolo sono contro il popolo in questo progetto che disgrega lo Stato e praticamente può opprimere il popolo. Il popolo non ha più voce, non è più rappresentato. Detto questo, e tutti potete farvene una cultura, io devo dire una cosa, attualmente... Il sistema finanziario che secondo Bernardino da Siena, San Bernardino da Siena, doveva essere economia, che significa legge di famiglia, oikos significa casa, nomos, cioè ciò che regola le cose di casa, l'apparecchiare alla tavola. E la parola d'ordine era il bene comune. Se c'è una disposizione, una legge in questo caso una truffa che non è bene comune, ma è a vantaggio di qualche altro, questa non è più legge, non riguarda più il diritto. Ecco perché Giacinto Auriti rimetteva al centro la persona umana e a tutela della persona la centralità del diritto del diritto non delle leggi, non dei trattati, perché qui si. Qui c'è stato l'abuso di potere e qui c'è stato il tradimento del potere. Il potere era quello di dare una mano alla povera gente, non era quello di dare a questi killer il proprio servizio. Mi piacerebbe che al posto di questi tentativi di cogliere lo sdegno della gente, metterci insieme a far sentire la propria voce, a dire il proprio no a questo sistema, non fosse semplicemente da contare quanti hanno la libertà, il coraggio e la possibilità di dire no, di ribellarsi come obiezione di coscienza. Io cambierei, mi piacerebbe sapere quanti cittadini della mia nazione possono andare al comune e dichiarare con nome e cognome sottofirmato che questo sistema è ineccepibilmente giuridico e sano. E a questo punto mi piacerebbe conoscere chi sono i nemici della gente. Un'altra cosa, siccome questo spadroneggiare su tutto indebitare, usurpare e io chiamo la, la tassazione vigente e tutte le forme di, di pignoramento dei beni a fronte della carta stracci. Il potere e le lobby quasi sono impossessate dei beni della gente, delle case, sono impossessate de, del patrimonio e adesso si sta vendendo il patrimonio della nazione. In nome di, di, di ricolmare qualche debito, truffa, truffa, siccome non possono spadroneggiare più che tanto, perché la Costituzione vieterebbe un tipo di regime così sfacciato, qual è adesso la, il tentativo? È quel, cambiamola la Costituzione, perché questa ci impedisce di rubare. Questo ci ha. La dottrina sociale della Chiesa è stata relegata come a un, una dottrina di parte. Allora sappiate che la dottrina sociale della Chiesa è il frutto di un pensiero del miglior pensiero, il grande sforzo culturale, etico e sapienziale dell'umanità, quello che di meglio ha potuto produrre. La dottrina sociale della Chiesa non è per la Chiesa per il bene dell'umanità, sono principi antropologici, non sono roba di settore. Ora, io saluto con compiacimento la parola comitato perché il comitato ha una urgenza adesso di dire no a un sistema senza pensare a cosa sarà dopo. E dopo mettetevi a litigare chi deve governare, eccetera. Basta che si rispetta una volontà del popolo, cioè un potere democratico. Se il popolo chiede qualcosa, come fa il politico a farne un'altra? E se il Popolo rivendica qualche diritto: il diritto al pane, il diritto al lavoro, non all'elemosina. Essere sgravato da un debito non contratto, ingiusto, illegittimo e immorale. Se il popolo chiede questo, chiede giustizia, certamente se il politico non sarà l'uomo giusto per il popolo, il politico è decaduto e farebbe piacere, almeno tutti potranno sapere, che se non esegue una volontà di bene, del bene comune, di tutta la gente, non di destra o di sinistra, di grandi o di piccoli, di adulti o di bimbi, qui si tratta del diritto dell'umanità, dell'uomo e in cui il risveglio di coscienza la deve fare come normativa del diritto naturale.